Bentornati, proseguiamo con un altro filtro e questa volta andiamo a selezionare Ink Outlines, ovvero contorni con inchiostro. Se avete seguito il video precedente su Dark Strokes, questo filtro si comporta in maniera molto simile. Ha sostanzialmente gli stessi comandi perché ha una lunghezza di tratto, un'intensità degli scuri e un'intensità dei chiari. Ora vediamo che se lo portiamo tutto a zero, in realtà non abbiamo la foto originale, proprio come per il precedente. Infatti, è già presente una trama puntinata di inchiostro anche abbastanza evidente. Eccola qua. Nel momento in cui andiamo ad aumentare la lunghezza del tratto, in realtà qui non stiamo aumentando la lunghezza del tratto, ma stiamo aumentando la dimensione dei puntini. Nel momento in cui invece andiamo ad aumentare l'intensità degli scuri e dei chiari, stiamo lavorando puramente sul contrasto. Questo, secondo me, è un effetto più interessante del precedente, perché mentre il precedente inseriva fondamentalmente una sorta di pennellate, qui vediamo che andiamo a realizzare un effetto puntinatura proprio, che personalmente reputo molto più interessante. E anche se siamo sempre comunque a lavorare con un filtro che distrugge l'immagine originale, può creare degli effetti che possono, secondo me, essere utilizzati già così, senza nemmeno l'aggiunta di altri filtri per ottenere altri risultati. Thank you.